E chi si muove da qua? La sola piazzetta. Chi si muove da qua ragazzi? Salutiamo la piazzetta. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Buongiorno ragazzi, buongiorno dalla nostra sala colazione. E da fianco a noi il mare. E lassù la piazzetta di Taormina. Lì davanti a me? Davanti a me, ultimo! Piazzetta di Taormina. E davanti a me, la piazzetta di Taormina! Bacchette. A passeggio per Taormina, io mi sento una diva. No, è una balla. È una balla. Non è il posto che ti fa sentire diverso. Dimmi, amore. Abbiamo visto passare una sposa in macchina. In realtà non è che io, cioè, la macchina l'ho vista, ma dentro era un po' oscurato. Che bello, amore, guarda un po'. L'uomo. Sì,
qua fa una fantasia, vedi? Sei davanti all'uomo, il ristorante si chiama? L'uomo. Il bar là? Duomo. Il bed and breakfast? Duomo. Proprio una differente al Duomo o del Duomo? C'è un'altra chiesa. Vai tu. Sì, però dico. Sembra un po', guarda un po' anche quel vaso che è bello con tutti i limoni, sembra un po' la roba della frutta che abbiamo noi, vero? A me piacciono le pigne. Guarda, amore, i cagnoloni. Soleggiata. Mosaico ellenistico. Taormina soleggiata, Taormina. Lì sulla scala viene bene una foto. Fanno tutti sulla scala. Però mi piace anche a me quel lato lì dove ci sono i. Come si chiamano? Ci ripassiamo? Dove ci sono i cactus? Ma io passo all'ombra, Perché sennò mi squaglio. C'è ombra, non ce n'è, a meno che non tarantoli attaccata al muro come le lucertole. Ha fatto ridere anche me. Te, amore, per chiamarmi non faresti così? Aiuto. Oh, qua ho visto che c'era lo sconto. Voglio vedere quanto. È sempre di sera, non è vero? Stasera tanto poi alla via ci ripassiamo. Dico Romano. La piazzetta, ma ci torno stasera con un po' più di ombra. Qua ci sono gli sposi della chiesetta. Thank you.
fine. Come volevo metterla io. Forse la maiale, forse un po'. Grazie. Va bene, amore, va bene, andiamo. Va bene, tutto va bene. L'Angel Bar Martini, terrazza. Vedi, guarda un po' questo, mo? È quello che si vede lì in fondo. Formati un po'. Che va via? Vabbè, Sargi mi ha rovinato. Grande sta taormina però. Qua però mi sembra che vada, eh? Un altro? Dovrebbe essere l'altra porta. C'è di nuovo Superman con Spider-Man.
Comunque, Luisa. Ci venisse ultimo, ne varrebbe la pena.
nostra piscina dell'hotel, la nostra piscina sfioro. Ragazzi, ora giro e vi faccio vedere il panorama che stiamo godendoci. Ecco, questo è il panorama che stiamo godendo nella nostra piscina a sfioro, vedete? Abbiamo i lettini là. E questo è il panorama che ci stiamo godendo sul golfo di Taormina. E lassù la piazzetta assolata di Taormina. Non riusciamo a stare, se non è caldo. Eh? Io non ci riusciamo ad avvicinarci. No, è troppo assolata. Noi ce la godiamo da qua, forse al tramonto. E invece questa vista con questa acquetta, oggi ce la spapparanziamo qua, ce la godiamo. Ah, ragazzi, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Io sono tutto il pomeriggio qua, finché non tramonta il sole. Finché non tramonta il sole, io sto qua. Finché non tramonta il sole, io sto qua. Relax, relax, oggi a Taormina, ragazzi. Sotto la piazzetta, noi qua. Yeah, yeah, adesso un bel cocktail. Ma te ti prendi il cocktail o io prendo il vino? Un vino siciliano, amore dell'Etna. Grazie. Ma lo vuoi prendere per qua per... Ah. La 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 Sicilia è meravigliosa. La Sicilia è fantastica. La 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 la. Mi dai calci? Non mi dai i calci, Topolo? Non mi dai i calci, Topolo? Ecco il nostro aperitivo con, per me, vino bianco e un cocktail che ho già assaggiato, è buonissimo. Il gin tonic dell'Etna. E noi siamo qui e non ci muoviamo da qua. Non ti ripeto la piazzetta. Non ci muoviamo da qui. Da qui a qui. Da qui a qui. Ok, io ho dormito tutto il giorno, ragazzi, non ditemi perché. Dopo la piscina, non so se hanno drogato il vino con l'aperitivo, io ho dormito tutto il santo pomeriggio, guardate che faccia, che occhi, io ho dormito tutto il tempo. Ora sono le 8:10 e quindi andiamo a cercare qualcosa per rinfocillarci e il mio outfit è questo, aspettate che vado. Perché mi sono trovato un outfit in più, quindi me lo uso, non è... però insomma... Mi sono comprata innanzitutto la coppola siciliana e poi ho sotto il costume con questa canottierina in pizzo e gli short, basta, cioè niente di che, voglio dire, ve l'ho detto, però me lo sono trovato in più quindi me lo uso, e dietro ho una maglietta e un'altra maglietta sul freddo perché comunque tirava un po' d'aria, e quindi niente, andiamo e voi venite con me. Sempre in piazzetta, sempre in piazzetta. Okay, abbiamo fatto un po' di struscio, ora però io mi sono rotta dello struscio. E stiamo cercando una pizzeria. In realtà una di voi me ne ha detto una e infatti non sappiamo se andare lì. Adesso vediamo la più vicina. Effettivamente molto bene, o se no Marco ne aveva vista una, perché sa che io amo la cucina napoletana, cioè la cucina, poi soprattutto la pizza napoletana, e allora aveva trovato una pizzeria napoletana, cioè proprio scritto, cioè napoletano, vabbè, e ora guardiamo qual è la più vicina, anche perché io ho una bomba addosso, che io veramente ve l'ho già detto, ho dormito tutto il giorno, non so cosa mi sia successo, comunque guardiamo qual è la più vicina. A me vanno bene entrambe, al marchetto anche, quindi
Adesso camminiamo e guardiamo un attimino anche il posto, cioè se c'è posto, oltre che la vicinanza effettiva, anche appunto se c'è posto, perché non abbiamo ovviamente prenotato, perché non sapevo se io mi risvegliavo dal coma, e sono le 8.34. Questo è. Tra l'altro sono col telefono in mano e lo zaino, beh, lo zaino sempre dietro, perché ce l'ho sempre, però mi si è rotta la borsetta stamattina e quindi l'ho già cacciata nel cestino e io sono senza borsetta. Ora comprarmi una borsetta da poco di nuovo, che poi mi fa la stessa fine, non ce n'ho voglia, mi sono rotta le palle, tanto domani torno a casa e quindi resto con lo zaino. Però quando ti abitui ad avere una borsettina piccola davanti, io non come mia madre unica cosa, ma in più giusto per averci dentro la mucchina e il telefono, poi ti trovi un po' spesata. Però va bene, adesso io sono a fare le scale, quindi sembro malata di cuore. Tra l'altro la temperatura è 24, io infatti anche in camera sul terrazzino tiravo un'aria, non si ci poteva stare. Calabro, e ci ricordiamo di essere in Calabria, come siamo stati bene al cioccolato. E me lo sei? Yes. Vedete che ballavamo stasera, vieni? No, da fino là, I love cannoli, cazzo. Balliamo? Amore, e come fai a ballare? Vabbè, hai schiacciato un piede! Lo sai che non devi schiacciare il piede? Io non so schiacciare il piede. Hai schiacciato un piede in maniera... In maniera... Cioè... Ma lui cercava quella lì per il cannolo, è chiusa. Ha appena mangiato un tartufo di pizza. Calabro. Ragazzi, sono arrivata sul balcone adesso. Non ho parole, guardate che spettacolo. Il golfo di Taormina, lì la piazzetta. Questa luna che si specchia nel mare e le luci di contorno. Io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole, non ho parole. Io veramente non ho mai visto niente di più bello. Eppure vivo al mare. È uno spettacolo, sta Sicilia! Sì. Ragazzi, è di nuovo luna, passate, e io sono di nuovo morta. Cioè, praticamente tutto quello che ho dormito oggi non mi è servito a niente. C'ho di nuovo la faccia da palombaro, occhi lucidi, ho di nuovo sonno. Quindi ragazzi, vi saluterò così, con questa faccia. Ecco, qualche idiota ha anche chiuso la luce mentre sto vloggando. Quindi proprio per dirvi buonanotte, ragazzi. Buonanotte, non si ce la fa più. A domani. Domani è il giorno della partenza.
quindi sarà un giorno un po' così, però insomma, tanto, con me tutti i giorni sono un po' così. Buonanotte.